Eccoci qui ad Abbasso, Radio Città Futura, la trasmissione Pro Fiorello, e siamo oggi puntata del venerdì, il venerdì che precede il sabato, che precede la Santa Domenica, con cui di cui parleremo insieme ad Adele Orioli, figura di spicco della UAR. Che cos'è la UAR? L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, un'associazione di promozione sociale che si occupa tanto della laicità dello Stato quanto della promozione delle idee e filosofie atee e agnostiche dell'incredulità. Quindi voi la domenica mattina non vi mettete la sveglia per andare a messa, dormite fino abbiamo, a tardi. Per fortuna fino non luna, abbiamo bisogno. Fino a andata a pranzo. Non abbiamo bisogno. Ecco perché non ha le occhiaie la nostra Adele Orioli, che la domenica mattina dorme, è una persona che dorme. Magnifica. Adele Orioli, autrice, insieme a Raffaele Carcano, che è il presidente della segretario. UAR. Segretario. Della UAR, prego, di uscire dal gregge, storie di conversioni, battesimi, apostasie e sbattezzi. Che detto così sembra uno deve dare un esame, però invece può essere una guida utile qualora uno voglia uscire dal gregge, perché voi qui promuovete lo sbattezzo. Esattamente. Dico bene. O anche non volesse uscire, ma volesse semplicemente capire quali sono le ragioni che portano numerose persone a inviare raccomandate alle parrocchie di battesimo o di comunione o di cresima. Esattamente. E che cosa c'è dentro questa raccomandata? Un orecchio mozzato? No, per fortuna no, per fortuna no. Il nome è un po' truculento, lo sbattezzo non l'abbiamo inventato noi. Si sa un po' di goliardata fino a 800. Che poi in che consiste? Ma... prendete un phon e li asciugate, voglio dire. No, purtroppo no. Queste sono le due gocce d'acqua che cambiano la vita. Non basta il phon, purtroppo. Quindi... dobbiamo ricorrere alla legge sulla protezione dei dati personali, quindi alla cosiddetta legge sulla privacy, ed è una raccomandata che contiene un modulo che a tutti i termini di legge consente l'annotazione sui registri della volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, alla quale normalmente si è gioco forza fatti appartenere a pochi mesi, incapaci di intendere e di volere, con queste per l'appunto famigerate due gocce d'acqua. Gocce d'acqua che rendono in tutto e per tutto sudditi e sottomessi delle autorità gerarchiche ecclesiastiche. Certo. Lo dice il diritto canonico, ovviamente, non lo dico io. Insomma. Certo, tra l'altro non c'è acqua su Marte, ci pensavo adesso, quindi su Marte non si può essere battezzati. Ma oddio, ci sono numerose disquisizioni in merito. Una volta, anticamente, addirittura si discuteva se valesse o meno la birra, ad esempio, in Inghilterra, sì, o nei paesi a tradizione celtica. Però ci si potrebbe battezzare tipo anche col chinotto, per no, in teoria no, l'importante credo siano le intenzioni. Ma insomma, a noi quello che interessa più che altro è poter uscire, no? Capisco. La libertà di entrata è purtroppo più garantita della libertà di uscita. Eh già, si entra ma non si esce. Esattamente. Dov'è l'uscita? Adele Orioli, mi tolgo una curiosità, ma lei è stata battezzata? Io sono stata battezzata. E si è sbattezzata? E quindi. Mi sono sbattezzata. Quindi basta mandare una raccomandata. Una raccomandata con fotocopia del documento di identità alla parrocchia di battesimo o di cresima o, se effettuata posteriormente al 1984, alla parrocchia di comunione. Perché prima del 1984 non c'erano i registri delle comunioni. Ok, le parrocchie sono tenute a rispondere di questa... Sono assolutamente tenute a rispondere. Qualora non rispondessero, tra l'altro, il garante le ha più volte condannate anche a rifondere le spese. Addirittura sì. Ma senza un po', ma questa realtà dello sbattezzo è una realtà vera, una cosa di nicchia? Guardi, io purtroppo purtroppo e per fortuna, ma gestisco lo sportello telematico di assistenza allo sbattezzo e sarei molto più felice fosse un fenomeno di nicchia, perché avrei molto più tempo libero, sinceramente. Quindi, ci sono queste greggi di persone che vogliono uscire dal gregge e che non fanno gregge. Ma non fanno neanche perché notizia, è un procedimento strettamente individuale, comunque, questo tengo a ribadirlo, e nessuno è obbligato a divulgare notizia del procedimento, quindi chi vuole può raccontare la sua esperienza, ma non è un obbligo. Però certo, bisogna dire una cosa, questa in realtà voi... come dire, promuovete questo sbattezzo quasi come una pratica democratica. In realtà non lo è l'Italia, perché solo i battezzati si possono sbattezzare. Beh, perché solo i battezzati sono stati coartati a forza a una religione che non appartiene loro, e soprattutto solo i battezzati sono coartati a forza a un diritto, ribadisco io, da... diciamo giurista, insomma, almeno ci provo, ma è la parte che interessa di più. Sono sottoposti a un diritto canonico che ha una parte civile e una parte penale. Siamo ingannati dal fatto che non vediamo più le segrete a Castel Sant'Angelo, ma il diritto canonico conserva ancora tanto parte civile che parte penale. Adele Orioli, a me dispiace perché lei ha studiato, però si rende conto che lei brucerà all'inferno. Lei a crederci, sì, volendo crederci, insomma.
Ma chi ci crede? Vabbè, d'accordo. Credo di aver esercitato solo il mio legittimo diritto di libertà di coscienza. Ci mancherebbe, noi abbiamo dato spazio, tra l'altro, alla prima ospite femminile di Abbasso Radio 2 per ma il piacere. Ma torno più spesso. Ma torni. A noi ha fatto piacere, senz'altro ha fatto piacere a Fabio Ambrosi, il nostro regista, che si lamentava di questo. Allora vi ricordiamo Raffaele Carcana, Adele Orioli, Uscire dal gregge. Ricordiamo la pratica dello sbattezzo, qualora insomma domenica non sappiate che fare. E ringraziamo ad Adele Orioli per essere stata ospite di Abbasso Radio Città Futura. Grazie. Bene, grazie a voi. Adele Orioli. Prego alla regia con la musica. Musica. Grazie.